Allora, tutta questa struttura qui era una volta un'unica azienda. Anche quella l'ha abbandonata sull'altro lato. Quella di là però è impossibile da visitare, perché all'interno ci sono dei cantieri. Mentre questa di qua ha comunque il suo pezzettino di storia. Bel castagno. Però oggi è lunedì e non vorrei ci sia in giro qualcuno che lavora. Capito che siamo a metà agosto, però. C'è la vecchia ciminiera. Quello che volevo farvi vedere io poco più avanti, lungo questo muro, cioè questa qua anticamente era una filatura, un cotonificio, credo. E questo, credo io no, dovrebbe essere un vecchio rifugio antiaereo, uscita, perché sotto c'è l'entrata, se non ricordo male, qui sotto, esatto, c'è l'entrata che hanno chiuso. Provo a cambiare le impostazioni della videocamera. Ok, con questa impostazione ho aumentato la luminosità, quindi dovreste vedere qualcosa. Mamma mia, è terribile sto posto. Quante ragnatele, cazzo! Aspettate un attimo. Almeno, l'ho detto, io credo che sia un vecchio rifugio antiaereo, però io di certezze non ne ho. E spero che si veda qualcosa, perché una volta che c'è giusto una pila non è forte come quella che mi serve. Che puzza qua sotto. Ah, un parcheggio. Affanculo. Paura che fa sto posto. Questo parcheggio delle biciclette. Che umidità. Ma probabilmente fungeva anche da rifugio. Che senso ha costruire un parcheggio per biciclette? Ah, attenzione. Era un rifugio antiaereo. È stato convertito a parcheggio di biciclette. Devo portarmi una torcia più potente, come al solito. E questa qua non era prevista. Vabbè, ce ne andiamo perché sto posto qua non mi mette i brividi. Sbalzo termico. Che sbalzo termico, porca troia. Però questo qua non si ricongiunge con quello sotto che adesso è murato. Quindi boh. Adesso sono più di ragnatele sui pantaloni. Che schifo.
Adesso ci avviciniamo di là. Vi faccio vedere anche quella zona là un po' più da vicino. E quella zona è in mano un'altra azienda che sta facendo dei lavori per recuperarla. E quindi non si può entrare a visitare così. Bisognerebbe andare a suonare il campanello e vedere. Vedete anche questa che va giù. Queste cose secondo me erano rifugi antiaerei. Lui mi ammazza. Vedete? Adesso saranno usati come depositi, però secondo me questi qua sono i vecchi rifugi. E quelli sopra dove sono entrati prima, c'è scritto uscita da un lato e entrata dall'altro. Vuol dire che si entrava sulla destra e si usciva stando sulla destra. Giustamente. Sono tutti vuoti. Quei capannoni qua sono agibili, eh. Perché se serve da comprare un pezzo per farci dentro la tua aziendina, ce lo puoi fare. Qui sotto c'è il fiume, e l'acqua è sporca perché ha piovuto stanotte, e di là c'è tutta l'azienda. Deve essere un bel posto da visitare quello. Così così vado a suonare il campanello, questi qui dell'impresa, magari ci fanno entrare, sarebbe fighissimo. Anche che sono qua tutto vuoto, porco cane. Che cazzo sono quelli lì? Sono orecchie finte, tavoli da surf, cose strane. Che cazzo è sto posto? Chiuso. Peccato, no? Sarà stato bello da vedere questo. Chiudiamo bene. Questo mi spaventa. Tutti i voti, questo qua, cosa qua, sembra recente. Qui dentro c'è un'impresa, un'azienda di qualche genere, guardate, scaffalature sono nuove. Questo qua è vuota. Questa qua è ancora tutta la struttura originale, vedete? Sono riusciti a fare una bella opera di conservazione. Io non so se possiamo andare.
Ciao. È spuntato un tizio lì. Facciamo finta di niente, finiamo le nostre cose e poi andiamo via. Che salto! Oh cazzo, guardate, ci sono due piani sotto di noi. Porco mondo! Sono due piani qua sotto, due piani qua sotto. Mi sa che sarà un po' come la linea del Piave, che non si passa. Guardate una volta come segnavano la messa a terra. Altro che il solito cartello quadrato, questo qua fa proprio le cose artistiche di una finezza incredibile. È bello, si vede che sono diversi strati di storia a questo posto. Come vedete, questo qua mi spaventa. Ma sotto ci sono ben due piani. Questo qua era un piano che è stato chiuso. E qui c'è una porta con un lucchettone. Un secondo. Ok, due piani a scendere, ci fermiamo qua. Ok. Se questo è il volere divino, lo otterremo così. Dovrò avere due altri ingressi per scendere. Probabilmente si scendeva anche da quando c'era la registrazione. Uno scatolone, qua cosa c'è dentro? Sono decorazioni. Tipo giochi per... Sì, deve essere dei giochi per bambini da montare. Che cose strane. Abbandonate così. Vedete, anche quando ci sono gli ascensori. Magari si scendeva con gli ascensori. Oh, sono termometri, che carini. Eccolo, guardate. Per una corretta rilevazione della temperatura. Sono termometri. Per una corretta rilevazione della temperatura ti viene il termometro sott'acqua. Sono quelle per le piscine. E quanti scatoloni ci sono qua? Qui sotto scarpinci così. Quindi c'è tutto chiuso. Ma questo qua sembra anche recente, cazzo. Questo è chiuso. C'è corrente. Che caldo qua sopra. È tutto ristrutturato. Se sarà chiuso, ma fate. Con dentro le chiavi. Non ci do. Credo che sia finito.
Ma forse non è finito sfunzionato il meccanismo. Ma è assurda sta roba. Fa niente, qua chiudi. Io credo di lì. Beh, normale fosse chiuso. E la porta per arrivare qua, che cazzo è? Che brutta cosa che non si vede dentro. C'è troppo riflesso. Perché anche qui c'è dentro delle cose, siamo vecchi uffici, ho visto dei telefoni. Di quelli ancora a rotella. Perché possiamo lautamente levarci dai coglioni. Questo è bello per avere una casa qua. Secondo me, parcheggi qui, entri qua, casina tua bella, c'è il tuo terrazzone lì sopra, sul fiume. Che cazzo è? Ah. C'è dentro della polvere impacchettata. Magari c'è qualche tipo di droga. Mi trovo sulle impronte. Ma vedi, è stato un bel giro. Mi è dispiaciuto un po' per la villa, però va bene. Ci sta. Ah, guarda che pezzo lì è ancora originale. Bene, ragazzi, tornando a noi. Grazie di essere stati con me. Spero che il giro, nel limite del possibile, l'abbiate capito. Forse ci sarà da vedere meglio un attimo quella specie di, come si dice, di parcheggio delle bici, ex rifugio antiaereo. Magari qualcuno, perché sta sotto lo sole, mi viene l'ansia. E per tutto il resto, ci vediamo la prossima volta. Ciao!